È ricco il bottino ai campionati italiani di arti marziali della FILCAM per la società Karate Piacenza Farnesiana. Ben tre karatechi della fascia 12-13 anni sono saliti sul podio. Martina Boselli è stata incoronata vice campionessa italiana nella categoria meno 53 kg. È andata molto bene, è stata una gara molto emozionante e favolosa, soprattutto perché mi sono allenata moltissimo per raggiungere il podio, infatti sono arrivata appunto seconda. Perché ti piace questa disciplina? Mi piace perché mi aiuta a raggiungere dei principi utili per la vita e perché mi insegna a lottare per gli obiettivi che mi pongo. Valentina Maini, terza nella categoria meno 60 kg. Il mio piazzamento a Roma è stato bellissimo perché prima mi ero rotta un dito e quando me lo sono rotta non pensavo assolutamente di arrivare terza, perché comunque arrivare in quel palazzetto è stata un'emozione grandissima, perché quando mi stavano operando non pensavo assolutamente neanche di entrarci, quindi è stata una grande soddisfazione dopo tutti i sacrifici che ho fatto, tutti gli allenamenti duri, e un'emozione indescrivibile. Ghilardotti Flavio, medaglia di bronzo nella categoria meno 50 kg. All'inizio, nel primo incontro, ho avuto molta paura, quindi ero teso, avevo paura ed ero bianco in faccia, quindi però ho vinto il primo incontro. Il secondo è andata bene, avevo un avversario, eravamo lì e lì tutte e due, e alla fine è andata la vittoria all'altro. Dopo, quando questo ragazzo è andato in finale, sono stato ripescato e ho fatto tre incontri fino ad arrivare al terzo posto, li ho vinti tutti e tre perché vedevo il podio scivolarmi dalle mani e quindi mi sono deciso e ho combattuto per arrivare fino al terzo posto. Il campione italiano esordiente Mirsad Sada, dopo tre vittorie in nazionale, aspetta con trepidazione la convocazione agli europei. Sì, sarei il secondo ragazzo dell'Emilia Romagna ad arrivare a un campionato europeo. Noi non puntiamo solo ad arrivarci, cioè io punto anche a vincerlo, è il mio sogno, e sperando che si realizzi, io continuo ad allenarmi, poi i risultati si vedranno.